Maria De Filippi tra un po' presenzierà al Festival di Sanremo, e proprio poco prima di questa sua nuova avventura diva e donna ha ripescato un'intervista del 2012 della bionda conduttrice in cui confessava di avere un brutto vizio, alzava un po' il gomito da giovane. Diceva di farlo per allentare i freni inibitori quando era in compagnia dei suoi amici, tanto che, quando andava a passare il weekend a Cervinia, beveva sempre qualche superalcolico di troppo, e un barista del luogo, che conosceva il suo vizietto, gli chiese una volta se, alle 11 della mattina, volesse un caffè corretto. E ora? Adesso Maria è addirittura a stento. Ma, a quanto pare, le vecchie interviste non si dimenticano.